piace più scuola per vedere gli amici. Ti mancano i tuoi compagni di classe? Banchi, sedie, ma anche libri, matite e pennarelli, così i portici di Via Roma ad Arezzo questa mattina si sono trasformati in un'aula per dire no alla DAD. E noi stiamo rispettando le regole. E perché ci fate questo per stare in casa? Un diritto costituzionale, qual è il diritto allo studio, viene calpestato a nome di un altro diritto assolutamente della salute, ma che se viene rispettato i protocolli, vengono rispettate tutte le giustamente i distanziamenti che prevede le normative, la scuola è sicura. Dopo le richieste di chiarimenti e gli striscioni appesi alle finestre delle case, infatti la manifestazione del gruppo Priorità alla Scuola Arezzo è scesa in strada. È un anno dall'inizio della pandemia, ci ritroviamo con la stessa soluzione propinataci dai nostri governanti, sia a livello locale che nazionale, ovvero la chiusura della scuola. Se non è un bene di prima necessità la scuola, non so cosa possa esserlo. Questa mattina così i bambini hanno seguito qui le loro lezioni a distanza, come ormai fanno ogni giorno. Io ho disegnato delle palline. Sono chiusi dentro una camera, ma cosa? Sì, che cosa lo fanno? Cioè il mondo se lo guardano da un cellulare? Cioè, vogliamo continuare così, da un tablet? Chi ce l'ha, poi? Chi ce l'ha? Perché anche il divario sociale che si sta creando è grosso. Voglio tornare a scuola. Perché ti mancano i tuoi compagni, ti manca andare sì. A scuola? Nel comune di Arezzo le scuole sono chiuse ormai da 10 giorni, a restare aperti solamente nidi e scuole dell'infanzia. L'anno scorso abbiamo capito, ci siamo tutti impegnati, ma dopo un anno abbiamo bisogno di soluzioni diverse, tamponi a scuola, areatori, qualsiasi cosa che permetta ai ragazzi di poter rivivere la scuola serenamente e in tranquillità. Perché la scuola non è solo istruzione, è anche momento di collegiale, momento di unione, rapporto fra ragazzi, si creano le amicizie più importanti all'interno della scuola. La scuola, cioè, vedi gli amici e poi comunque stai anche con gli altri, interagisci meglio con i professori e quindi non si sta bene a casa e io voglio tornare a scuola. A scendere in piazza questa mattina, oltre a genitori e studenti, anche alcuni insegnanti. Sono un insegnante di sostegno. Le scuole fanno tanto perché hanno riaperto per i ragazzi fragili, per i bisogni educativi speciali. Sta di fatto che i ragazzi si ritrovano da soli, i ragazzi disabili per i quali la scuola è quasi esclusivamente l'unico luogo di relazione. Quindi stiamo tornando alle classi, alle scuole speciali, alle classi differenziate.